sarebbe stato bello poter prolungare le emozioni dopo quella partita straordinaria, sul quale penso sia anche il caso di ritornare, perché comunque non tutti l'hanno vista e lì non ci sono stati regali da parte di Macerata, c'è stata una grande Calzedonia. No, giovedì abbiamo giocato sicuramente bene, stasera dovevamo replicare la stessa partita, ma siamo stati indecorosi, devo essere sincero, cioè non me l'aspettavo da parte nostra una partita così, però qua abbiamo secondo me delle grosse responsabilità da parte dei giocatori, devo essere sincero, perché venire in casa nostra, poter giocare contro Macerata era secondo me in questo momento c'era nelle nostre possibilità, non l'abbiamo fatto ma perché abbiamo giocato veramente male, cioè individualmente male. Quanto può aver pesato l'aver perso per un soffio la partita di giovedì sul morale e ovviamente sulla sfida di oggi? Ma sai, purtroppo non puoi tornare indietro e quando hai la possibilità in mano di chiudere una partita la devi chiudere, perché è chiaro che se non lo fai dai un aiuti l'avversario e succede come giovedì che da due palle match ne hai avuta una, hai sbagliato la battuta e poi hai perso i vantaggi del quarto set. Stasera era un'altra partita e avremmo dovuto secondo me interpretarla diversamente, ma non agonisticamente, tecnicamente abbiamo fatto veramente, siamo stati veramente brutti, cioè individualmente se fossi stato un giocatore in campo, cioè oggi prendo, me ne vado, sto fuori perché mi vergognerei, io sono non per Macerata, ma per come ho giocato mi vergogno. Resta un'altra possibilità adesso, questi playoff per il quinto posto, che comunque non sono un torneo di consolazione ma segnano un posto importante in Europa e quindi vi giocate anche lì le vostre possibilità. Beh, adesso abbiamo una settimana, dobbiamo smaltirla, per questo è una partita che rischia di rimanere nella testa e per vincere devi giocare a pallavolo, poi dopo a volte ci metti più agonismo, a volte ci metti più tecnica, però non possiamo essere la squadra di stasera, al di là dell'avversario che incontreremo, ma tanto dipende da noi, da come giochiamo a pallavolo.